È iniziato il match con il primo pallone per gli ospiti che attaccheranno da sinistra a destra in questo primo tempo in completo blu. Risponde la Futsal Isola, padrona di casa, con il classico completo con maglia arancione, calzoncini neri e calzettoni neri. Manovra la Camedosson. Primo pallone toccato da Boaventura, il bomber della squadra veneta, con ben 6 reti in campionato finora. Attacca ancora la Came con il primo tiro. Deve distendersi la Lyon, che devia la sfera oltre la linea del fallo laterale. Rimessa in gioco, anzi sarà calcio d'angolo affidato a Belsito. Pallone in mezzo ed è subito la rete. Il vantaggio della Camedosson, quando non sono passati neanche 40 secondi dal fischio d'inizio. Si porta in vantaggio la squadra trevigiana 1-0 al Palato Liv. Doccia freddissima per la Futsal Isola. Occhio alla reazione, però ci prova subito la Lyon. Il suo tiro viene rimpallato, poi il pallonetto finisce direttamente fuori. Inizio di gara davvero terribile per la squadra capitolina. Ci prova Scola. Il pallone per Mentasti. Ancora chiede il fallo di mano che non c'è, e Spindola. Ancora Mentasti può beneficiare in una rimessa laterale. Doccia freddissima, davvero, per la Futsal Isola. Spindola all'indietro per la Lyon. La verticale in direzione di Marcelino, uno contro uno. Prova a destreggiarsi, prova il mancino. Marcelino. Rimessa laterale, ancora affidata a Scola. Pallone all'indietro, Marcelino, adesso tira la palla che rimane in aria. Incredibile la parata da parte di Miraglia. Occasionissima per la Futsal Isola di pareggiare il conto. Attenzione De Spindola, prova lui con il destro. La tiene lì Miraglia. Lancia ancora lunghissimo, il colpo di testa da parte di Spindola all'indietro. Ritmi vibranti in questo avvio di gara. La chiama Miraglia, ancora lui una volta a disinnescare l'azione della Futsal Isola. Attenzione a Vieira, il neo acquisto del proveniente dalla Rieti. Poi si accentra con il sinistro, ma non riesce Schiosce a sorprendere la Lyon. Fa ripartire subito Scola, le urla di Angelini in panchina. Scola allarga sull'auto di destra, c'è Marcelino, uno contro uno, deve rientrare sul mancino. Non riesce però a sfondare, sarà ancora rimessa laterale. Mentasti per Marcelino. Scola ha il problema di girarsi, non trova più il pallone, innesca il contropiede della squadra ospite che si porta in avanti. Attenzione al mancino, la Lyon era fuori aria. Calcio di punizione per la Came e ammonizione per l'estremo difensore brasiliano. In difficoltà il Futsal Isola. Ammonito la Lyon. Inizio di gara davvero terribile. Calcio di punizione dal limite dell'area di rigore per la Camedosson. È tutto pronto per la battuta. Si muovono le maglie in area di rigore. Attenzione ancora del tiro al volo. Palla che se ne va alta sopra la traversa. Spinge la Camedosson. In difficoltà la Futsal Isola. Marcelino prova a scuotersi. La formazione arancio-verde. Riparte la Came. Attenzione, ci prova con il destro. Vieira, palla ancora una volta similare. Di poco a lato, rischia di subire il colpo del 2-0. Marcelino da quest'altra parte per Mentasti. Dialogano i due. Ancora sull'auto di destra, prova l'uno contro uno. Poi Scola appoggia verso Espindola. Difende benissimo il pallone, lo scarica ancora una volta verso Mentasti. Il possesso della Futsal Isola con Scola che prova ad accentrarsi sulla destra. La finta, si porta la sfera sul mancino. Cerca la conclusione, non c'è deviazione, sarà direttamente rimessa dalla fondo, affidata a Gabriella Miraglia. Poi Belsito, riparte la Camedosson che ha trovato il vantaggio dopo nemmeno 40 secondi di gioco. Murilo Schiosci
uno contro uno con Scola, si appoggia ancora all'indietro dove c'è Belsito. Schiosce si butta dentro, ma non viene servito. Vava, ancora Vieira, poi il pallone che viene recuperato molto bene dai Spindola, il contropiede della Fuzza all'isola, appoggio all'indietro per Scola, c'è Marcelino in zona, ancora per Scola sulla pressione di Vieira, chiama il pallone la Dion, preferisce andare dalle parti di Mentasti, invece Scola poi si allunga la sfera, sbaglia, perde il possesso del pallone, Vieira può involarsi in contropiede, la sfera se ne va dall'altra parte dove arrivava a tutta velocità Bava. Palla ancora una volta sul fondo, ma che brivido per la Fuzza all'isola. È entrato in campo anche Bellomo per quel che riguarda la Camedosson. Rodrigo Emer, poi Marcelinho face to face, prova ad andarsene sul fondo, il suo destro finisce ancora una volta sui cartelloni pubblicitari alle spalle della porta difesa da Gabriele Miraglia. Le direttive in panchina di Rocha. La Camedosson viene da un'importantissima vittoria contro Imola per 4-1 nell'ultimo turno. La Fuzza all'isola invece nell'ultimo turno è uscita sconfitta proprio qui al Palatulip contro l'Acqua e Sapone, al termine di una gara ricca di polemiche e strascichi arbitrali. Boaventura, l'appoggio poi verso Bellomo, spalla alla porta, deve girarsi, è pressato da Espindola, ancora all'indietro, chiama il pallone, lo riceve in questo momento Miraglia, alza la testa, prova il lancio lunghissimo in avanti, non c'è però nessuna deviazione, la sfera se ne va direttamente sul fondo. Rodrigo Emer verso Mentasti, poi Espindola chiede di alzare il ritmo, Rodrigo Emer ancora per Espindola, prova il colpo di tacco, alla fine l'ultimo tocco è di un giocatore della Camedosson, rimessa laterale affidata a Mentasti. Proprio il numero 5 l'ha battuta, la difende a pieno organico la Camedosson, attenzione alla sfera che sguscia via dall'area di rigore, contropiede affidato a Bellomo, uno contro uno, allarga sull'auto di sinistra dove c'è un po' di spazio per la Cam, la pressione di Marcelinho che guadagna anche la rimessa laterale, è andata giù Boaventura, poi sfera che colpisce il soffitto del Palatulip, l'ultimo tocco è di Rodrigo Emer, è andato giù Boaventura, hanno chiesto il fallo. Attenzione al destro dalla parte opposta. Tentato da Vava. Nulla da fare però. Occasione comunque interessante per quel che riguarda la Camedosson. Marcelinho allarga verso Espindola. Ancora per il numero 19. Servizio verso Mentasti in orizzontale, ancora verso Marcelinho. Prova ad allargarsi e Spindola, si allarga però troppo, finisce addirittura fuori, controllato da Bourdignon, con il fisico ha protetto l'uscita del pallone al di là della linea laterale del campo. Riparte subito ad ampie falcate la Camedosson, forte del vantaggio. Bellomo si gira in aria, viene contrastato dall'ottimo intervento di Mentasti, sarà calcio d'angolo. Bourdignon e Boaventura vanno a dialogare fuori dall'area di rigore, il servizio invece è in mezzo per Bellomo, pallone deviato da un giocatore della Futsal Isola. Bourdignon l'appoggio verso Belsito, ancora all'indietro per il numero 2 che allarga ancora da quest'altra parte verso Bourdignon, alla fine appoggio verso Gabriele Miraglia. Rodrigo Emer mantiene in campo il pallone, prova ad accentrarsi sul mancino in orizzontale da quest'altra parte dove c'è, può ricevere Mentasti. Poi Arteiro, il nuovo acquisto della Fuzza all'isola proveniente dalla Fel di Eboli, prova a dare la scossa. Ancora Arteiro, face to face con Bourdignon, allarga verso Marcelinho, ancora Arteiro, il tentativo di passaggio da parte di Mentasti viene intercettato in fallo laterale
dopo il gol comunque del vantaggio della Camerosson, il match è sicuramente più equilibrato. La disattenzione dei ragazzi di Angelini sul primo corner concesso è costata però carissima. Mentasti per Arteiro, va a duellare, poi perde soltanto momentaneamente il possesso della sfera sul contrasto con Boaventura. Arteiro, l'altra parte c'è Mentasti che può ricevere, poi Rodrigo Emer in verticale per Arteiro, non riescono a scambiare i due. Occhio ad Arteiro, pressato da Boaventura, Lion ha la possibilità di avanzare ad ampie falcate, l'estremo difensore sbaglia la verticale, il passaggio intercettato da Belsito, finisce però in fallo laterale a disposizione di Rodrigo Emer. Settimo minuto del primo tempo, 1-0 per la Camerosson. Lion pensa alla conclusione, la finta invece è lo scarico per Arteiro, che prova a sorprendere Miraglia sul primo palo, non ci riesce. Bordignon, serve Boaventura che si destreggia benissimo in mezzo al campo, trova ancora il servizio, poi va a terra, Boaventura non c'è fallo, ai suoi danni, sarà semplice rimessa laterale, va a tirarlo su Arteiro. Occhio alla Fuzza all'isola, ancora però non è riuscita a rendersi pericolosa, eccetto un miracolo da parte di Miraglia nei primissimi minuti di gioco. Lion può beneficiare di una rimessa laterale, anzi sì, una rimessa dal fondo lunghissima, finisce direttamente tra le braccia di Miraglia, qui rinvia dalle parti di Capitan Bellomo, messo giù un po' ingenuamente da Mentasti, da Rodrigo Emer. Murillo Schiosci è rientrato in campo, poi Boaventura per Bellomo, subisce un fallo da dietro, ancora calcio di punizione, nervosissimo la Fuzza all'isola in questa frangente, protesta il pubblico del Palato Liv. Quarto fallo commesso dalla squadra di casa, che deve stare attenta perché mancano circa 13 minuti al duplice fischio e mancano soltanto due falli al tiro libero. Belsito sul pallone, grande assemblamento in aria, si allarga invece dalla parte opposta a Schiosci, riceve invece Bellomo il suo sinistro, ancora una volta disattenta la Fuzza all'isola. Schiosci, Bordignone riceve, prova il sinistro, spera che se ne va in fallo di fondo, time out richiesto da Angelo.